Solidarietà e volontariato. Le classi della scuola primaria e della scuola dell'infanzia del 17° circolo Andrea Angiulli, nel quartiere Sanità, realizzando lavoretti ed oggetti natalizi da vendere ora nel periodo festivo, raccolgono fondi per acquistare piccoli sussidi e materiale per i compagni della scuola ospedaliera. Essere solidali con chi è meno fortunato di noi. Tutte le classi hanno aderito e hanno preparato e hanno costruito i manufatti che avete visto e poi in queste tre giornate si sono alternati nella vendita dei manufatti. Abbiamo avuto un riscontro meraviglioso da parte di questo popolo del cuore di Napoli, che ha risposto veramente in una maniera generosissima. Ma le finalità vanno ben oltre la sola raccolta di fondi, poiché l'iniziativa intende favorire la diffusione della cultura della cittadinanza attiva e la collaborazione fra società civile e scuola. Sì, questo è un esempio di scuola che si mette sul territorio in modo adulto, nel senso che i bambini imparano nel fare il valore del loro fare, il valore educativo di quello che apprendono, perché naturalmente non c'è migliore apprendimento di quello che tu riesci a mettere immediatamente in campo attraverso dei prodotti, attraverso il risultato dei tuoi sforzi. Contemporaneamente c'è un fare educativo che va al di là dei prodotti e delle piccole produzioni dei bambini, ed è quello di comprendere il significato nel denaro non soltanto come mezzo di arricchimento personale, ma come strumento per rendere a chi non ha quello di cui avrebbe bisogno, da un lato il sapere, il dare a questi bambini gli strumenti, gli alfabeti culturali di cittadinanza, dall'altro il saper fare e infine il divertimento, che non guasta, perché chi si diverte a scuola poi non l'abbandona. È la vera ricetta contro la dispersione scolastica.